Non è giusto. Hai ragione, serve un atto dimostrativo. Faccio lo sciopero della fame. Lo sciopero della fame. A tavola. I sofficini. Ok, lo sciopero della sete. Toyota Yaris è la migliore nelle prestazioni e nei consumi, la migliore nella sicurezza, la migliore nella soddisfazione dei clienti. Non la possono migliorare ancora. L'hanno fatto. Toyota presenta Nuova Yaris, l'auto che ha riscritto le regole. Oggi ha un nuovo design, nuovi interni, ABS, 4 airbag e lettore CD di serie. E il prezzo? Non è cambiato. È geniale, dovreste provarla. Questo è Paolo Limiti Show. Non mancate. Mercoledì alle ore 21, Rai 2. Sebastiano Somma. In nome del popolo italiano. Un uomo di legge che mette da parte la carriera. Il mio cliente non è solo un vigliacco. E sceglie la giustizia. È un uomo senza animo. Smetti l'avvocato. Un avvocato che decide di cambiare il proprio destino. Così va il mondo, mio caro. E di guardare gli altri, finalmente, negli occhi. Io lo facevo andare avanti noi, così. Ho deciso di lottare per quello che ritenevo giusto. Una nuova appassionante serie in prima visione. Un caso di coscienza. Da martedì 11 marzo alle 21, su Rai 2. Sono il genio della lampada. Hai diritto a 3 desideri. Volesse una goccia d'acqua. Eccola. Poi? Volesse un bel piatto di paccheri. Semplice. Stessa ricotta, stessa pummarola. Sono i paccheri di 4 salti in padella. Sei un genio della cucina. E l'ultimo desiderio? Primi muri volesse rivede Napoli. Genio! Ma io non dicevo adesso! Io sì! Se no si freddano. 4 salti in padella Findus. Quelli buoni, per davvero. Volare. Morbido e pronto da gustare. Quando vuoi, come vuoi. Pane Mulino Bianco. Mangia sano e vivi meglio. Abbiamo mostrato il nuovo uno dei più grandi disastri del secolo. Una scoperta sconcertante. Quell'uomo è presente in tutti i disastri avvenuti nell'arco di 100 anni senza essere invecchiato. C'era lui dietro ogni cosa, sempre lui. Basta, è mio! Vi basterà nominare uno di questi disastri e sarete trasportati all'istante indietro nel tempo. Stanno arrivando! E ora lo aveva trovato. Viaggio dei disastri della storia. 11.369 persone dovranno morire. Sfida nel tempo. Giovedì alle 21, Rai 2. E alle 22.50 la serata cinema di Rai 2 continua con Assalto alla montagna della morte. Il nostro errore più grande è quello di cercare negli altri le qualità che non hanno, trascurando di esaltare quelle qualità che invece realmente possiedono. Il primo idromassaggio con ultrasuoni è Teuco Hydrosonic. Nuova Alfa 147 Impression a 100 euro al mese. Appuntamento 8 e 9 marzo.
meglio del calcio da oggi è su Team. Vai su App Team o su www.i.team.it e scarica EA Sports FIFA Mobile Football 2003 International Edition. Pronto per i tuoi desideri. Vuole essere un bello piatto di paccheri. Semplice, sono i paccheri di quattro salti in padella. E l'ultimo desiderio? Vuole essere rivede Napoli. Ma io non dicevo adesso! Se no si freddano. Quattro salti in padella Findus, quelli buoni per davvero. Buonasera, buonasera dal TG2. La crisi irachena è ancora in primo piano. Francia e Russia ribadiscono il loro no ad un'azione militare, ma gli Stati Uniti intanto hanno annunciato l'invio di altri 60.000 soldati nel Golfo. E c'è un'altra guerra nella quale gli americani sono impegnati, è quella al terrorismo. Ce ne riferisce da New York Dario La Ruffa. Ancora informazioni, ancora entusiasmo, ancora paura. Tutto questo sul fronte americano della lotta al terrorismo. Entusiasmo per la cattura del numero 3 di Al-Qaeda e si apprende oggi anche di altri due esponenti di rilievo della rete terroristica che fa capo a Osama Bin Laden. Dice Bush ad Al-Qaeda, ricordatevi, la giustizia americana può arrivare ad ogni ora del giorno e della notte. Ancora paura però per le notizie che arrivano dalle Filippine, isola di Mindanao, tre attentati di matrice estremistica islamica, nel più grave all'aeroporto di Davao, oltre 20 morti, fra cui un americano, circa 150 feriti. Ancora informazioni da Khalid Mohammad, ora nella base americana di Bagram, in Afghanistan. Mohammad, l'uomo che Bush ha definito il principale killer di Al-Qaeda, è stato tradito da un ufficiale egiziano talebano pentito. Dopo il suo arresto ho trovato una lista di 200 agenti di Al-Qaeda, alcuni anche negli Stati Uniti. Indicazioni di contatti recenti via telefono e via computer con Bin Laden in persona. Osama non sarebbe in qualche sperduta grotta afghana, ma in una città del Pakistan. Infine queste immagini, esclusiva della rete TV ABC, secondo i servizi americani, sono state girate nell'agosto del 97 da due arabi di Al-Qaeda. Sembra il video di un turista, ma esamina in dettaglio in 29 minuti le torri gemelle, esattamente 4 anni dopo il disastro dell'11 settembre. In caso di guerra vinceremo, è la secca replica di Saddam Hussein in un discorso alla nazione irachena per il Capodanno musulmano. Sentiamo da Baghdad Carlo Losavi. Preparatevi alla guerra santa contro il diavolo americano. Andrebbe sicuramente fiero di questi uomini Saddam Hussein, che in occasione del primo giorno dell'anno musulmano ha inviato un messaggio al suo popolo. La vittoria è sicura, scrive Saddam agli iracheni, perché voi siete la ragione contro il torto, l'onestà contro il vizio, i combattenti per la guerra santa contro i mercenari. Retorica a parte, il regime da tempo distribuisce armi a tutti i membri del partito Ba'ath, anche se ancora non sembra esserci nell'aria la mobilitazione, come accadde invece nel 91. Comunque, trincee e postazioni protette si moltiplicano sia a nord che a sud di Baghdad. Noi vogliamo la pace, ma se attaccate ci difenderemo fino all'ultimo, ammonisce lo sceicco Ahmed, veterano della guerra del Golfo e contro l'Iran. Proprio l'Iran avanza oggi una proposta di soluzione pacifica della crisi. Semplice quanto prevedibilmente inattuabile la formula, riconciliazione interna tra Saddam e l'opposizione, seguita da libere elezioni sotto la supervisione delle Nazioni Unite. L'ONU, dal canto suo, prosegue la sua opera sul disarmo del regime. Altri 3 missili distrutti, 5 motori, una rampa e soprattutto l'inizio dell'esame di un enorme ordigno caricato all'antrace. Un'operazione che, dicono gli ispettori, richiederà del tempo. E alla vigilia della giornata di digiuno e di preghiera per la pace, proclamata da Giovanni Paolo II, a sorpresa oggi il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha incontrato appunto il Papa a un pranzo in Vaticano per parlare della crisi irachena. Ce ne parla Lucio Brunelli. L'annuncio affidato a un comunicato vaticano di 3 righe. Il presidente del Consiglio Berlusconi, accompagnato dall'onorevole Letta, ha avuto uno scambio di opinioni con il Papa e il cardinale Sodano sulla crisi irachena. Nessuna immagine ufficiale, queste si riferiscono all'udienza del luglio 2001. Dei leader politici schierati con Bush, Berlusconi è l'ultimo in ordine di tempo a essere ricevuto dal Papa, prima di lui Blair ed Aznar. In Vaticano tira aria di pessimismo sulla possibilità di evitare la guerra. Domani l'inviato del Papa a Washington, cardinale Laghi, incontrerà il presidente Bush, ma nessuno nei sacri palazzi si attende clamorosi ripensamenti da parte americana. Eppure il colloquio si terrà in un giorno di grande mobilitazione di tutto il mondo cattolico e non solo. La giornata di digiuno e preghiera per la pace, indetta dal Papa in coincidenza con il mercoledì delle ceneri, inizio della Quaresima. Il cardinale Cegaray, inviato pontificio a Baghdad, la commenta così.
il Papa ci ha chiamato ad essere sentinelle della pace. Che bella parola! Perché di fatto la pace è sempre minacciata, ma a questi tempi gravemente minacciata. Perciò la sentinella deve essere molto più sveglia, più agile. Fino all'ultimo, l'ultimo momento si deve ancora sperare, sì, sì. Poi siamo tra le mani di Dio, sì, sì. E sulla crisi irachena è intervenuto oggi il presidente Ciampi in visita ufficiale nei Paesi Bassi, ma in Olanda il capo dello Stato ha parlato anche dell'emergenza terrorismo, ce ne riferisce Daniela Vergara. Anche in questo viaggio ufficiale in Olanda, accolto dalla regina Beatrice, il capo dello Stato ritorna sul ruolo dell'ONU. Il Consiglio di sicurezza, nella sua unità e autorità, spiega, può ancora svolgere un ruolo insostituibile nell'assicurare il disarmo dell'Iraq attraverso una soluzione pacifica della crisi. Sono parole che Ciampi pronuncia proprio mentre Washington preme per una seconda risoluzione da parte dell'ONU. E qui a L'Aia, capitale di uno dei sei paesi fondatori dell'Unione, Ciampi lamenta il ritardo dell'Europa sulla politica estera. Se davvero il problema di un'autentica diplomazia comune fosse stato affrontato prima, dice, l'Europa oggi sull'Iraq e sul terrorismo internazionale sarebbe più unita e autorevole. Una ragione in più, conclude, per puntare sulla convenzione perché concluda presto e bene i suoi lavori. Ed ora l'inchiesta sulla tragica sparatoria del treno Roma-Firenze. Le procure di Bologna, Firenze e Roma hanno diffuso le foto dei due terroristi ed un numero verde, l'800-544-850, per raccogliere segnalazioni sui movimenti dei due brigatisti. A Firenze, primo interrogatorio in carcere per Nadia Desdemona Lioce. Qui vediamo il numero verde 800-544-850, ma vediamo il servizio del nostro inviato Maurizio Martinelli. Nulla è nulla più assoluto nella memoria della microcamera fotografica che Mario Galesi e Desdemona Lioce nascondevano sull'interregionale 2304. Lo ammette il procuratore aggiunto di Firenze Francesco Fleury. E questo può significare una sola cosa. L'inchiesta e il sopralluogo dei due BR doveva ancora iniziare e doveva iniziare qui ad Arezzo, destinazione ultima dei due terroristi. Difficile individuare l'obiettivo, il ventaglio è ampio. Spazia dal sottosegretario al Ministero del Lavoro, Maria Grazia Sessini, fino al professor Michele Tiraboschi, docente di diritto del lavoro all'Università di Modena e allievo prediletto di Marco Biaggi. Portano la firma di Tiraboschi i ritagli di giornale trovati nel bagaglio di Desdemona Lioce ed è proprio ad Arezzo che oggi il docente modenese avrebbe dovuto prendere parte ad una commemorazione del giuslavorista freddato a Bologna dal Partito Armato. Questa mattina intanto nel carcere di Solliciano Desdemona Lioce ha incontrato i magistrati di Arezzo. Scena muta come da copione, solo una scarna dichiarazione. Sono una militante delle Brigate Rosse, mi dichiaro prigioniera politica, null'altro. Il resto forse lo metterà per iscritto in quello che lei stessa ha definito un documento politico, staremo a vedere. Intanto le indagini proseguono con una certezza in più. Mario Galesi e Desdemona Lioce erano soli su quel treno in viaggio tra Roma e Firenze. Lo conferma il procuratore di Arezzo, Ennio Di Cicco. Tendo ad escludere la presenza di terze persone perché non ci sono riscontri di nessun genere, almeno per quanto risulta personalmente a me. Posso soltanto dire che per mia esperienza personale ritengo che i due fossero anche troppi perché in genere i brigadisti, per quanto ne possa sapere io, in genere viaggiano da soli e neanche in compagnia a volte. Domani Desdemona Lioce dovrà vedersela con i magistrati della capitale, quelli che indagano sull'omicidio di Massimo D'Antona. E a Bologna prosegue l'esame dei filmati girati dalle telecamere a circuito chiuso della stazione ferroviaria il giorno dell'omicidio di Marco Biaggi. Quel 19 marzo il giuslavorista fu pedinato e a farlo potrebbe essere stato proprio Mario Galesi. Già Mario Galesi. Il suo corpo giace ancora nella camera mortuaria del San Donato. Nessuno finora si è fatto avanti per reclamarne le spoglie. E come detto nel servizio, l'arresto della brigatista può aprire importanti spirali nelle inchieste sugli omicidi d'Antone Biaggi. Se ne è parlato oggi in un vertice al Viminale, ce ne parla Valerio Cataldi. Sugli omicidi Biaggi e d'Antona potremmo essere vicini a scoprire la verità. Questa è l'opinione diffusa al Comitato Nazionale sulla Sicurezza di stamane al Viminale. Presenti i vertici di tutte le forze dell'ordine, servizi segreti compresi. Dopo la tragica sparatoria sul treno vicino a Terontolo e la cattura di Nadia Desdemona Lioce, si apre uno spiraglio importante che conferma la validità di filoni investigativi sui quali si lavorava da tempo.
Secondo il ministro dell'Interno Pisanu, che domani riferirà alle Camere, è necessario rafforzare l'azione di intelligence, tenere alta la guardia e intensificare le investigazioni preventive per neutralizzare i rischi di una nuova offensiva terroristica. Intanto continua a registrare consensi la proposta dei giudici Rosario Priore e Giancarlo Caselli sulla creazione di un'unica struttura che coordini le indagini sul terrorismo, così come è avvenuto per combattere la mafia. La Direzione Nazionale Antimafia potrebbe assumere il coordinamento, propone Pierluigi Vigna, procuratore nazionale antimafia. D'accordo Enrico De Nicola, procuratore capo di Bologna, sede che segue le indagini sull'omicidio Biagi. Della stessa opinione anche il procuratore aggiunto di Firenze Francesco Fleury, che sta indagando sulla sparatoria sul treno Roma-Firenze. Parenti, amici, colleghi, tanti cittadini a rendere omaggio alla salma di Emanuele Petri nella camera ardente allestita nel salone della prefettura di Arezzo. Federico Monechi. Arezzo ha cancellato il carnevale, proclamato il lutto cittadino e il dolore di una città si è ritrovato intorno al feretro di Emanuele Petri, trasferito nella camera ardente allestita in prefettura. Autorità e cittadini fianco a fianco per una preghiera, un pensiero. C'è anche un vecchio collega del padre poliziotto che aveva visto il figlio Emanuele indossare la divisa. Mi sembra vero, ecco, non mi sembra vero. Questa era... Comunque, era un ottimo ragazzo. La divisa che indossava la onorava veramente. Sulla bara le decorazioni conquistate in 30 anni di servizio in polizia. C'è la croce al merito per il soccorso prestato nel terremoto del Friuli. Poliziotto e volontario. Nella sua vita di ogni giorno Emanuele Petri testimoniava il senso del dovere e dell'altruismo. Accanto alla vedova, all'amico malato, infermo, che lui aiutava e confortava. Per stargli vicino si era fatto cambiare il turno di servizio in quella tragica domenica. Giovedì i funerali di Stato, ad Arezzo arriverà il presidente Ciampi, ma la vedova e il figlio, circondati da tanta solidarietà, sanno che i momenti duri arriveranno più avanti, quando si affievolirà l'emozione e la rabbia di questi giorni. E sentiamo appunto il ricordo della moglie di Emanuele Petri. La signora ricorda quel giorno e dice: mio marito conosceva i rischi che correva. Sentiamo Paolo Marzani. Ci siamo salutati come tutte le mattine quando andava al lavoro. Lui si è alzato alle 7:15. Io dormivo e lui mi ha dato un bacio e poi è andato via, anche perché l'avrei rivisto a luna, quindi era quasi tutti i giorni così. I suoi turni più o meno erano questi. Senta, Emanuele le parlava dei rischi del suo mestiere? Ovviamente, sempre, anche perché quando vedevo qualcuno in televisione che magari c'era qualche cerimonia o che i colleghi prima di lui erano morti, io dicevo sempre, povera gente, e lui mi diceva, questo è il nostro lavoro, andiamo e non torniamo. Ecco, questo mi diceva sempre. Molto probabilmente il sacrificio di suo marito riuscirà a fare luce sulla ripresa del terrorismo in Italia e su gravissimi casi come l'uccisione di Biagi ed Antona. Un sacrificio che non è stato inutile, questo la soccorre nel suo dolore. Sì, io lo spero tanto, perché lo spero per lui, perché lui in quello che faceva ci credeva. Sono 30 anni che ci crede in questo lavoro e suo padre prima di lui per altri 35. Questo assolutamente. Parliamo di Rai adesso. Primo incontro oggi tra i presidenti di Camera e Senato per designare i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione della Rai. Pera e Casina hanno deciso che all'opposizione sarà assegnata la presidenza dell'azienda. Sentiamo Ida Colucci. Un presidente all'opposizione è un consiglio di amministrazione di alto profilo professionale che sia espressione delle altre culture politiche in conformità alla scelta della maggioranza degli elettori. I presidenti di Senato e Camera, Pera e Casini, hanno raggiunto l'accordo sui criteri che dovranno condurre in tempi stretti alla nomina dei nuovi vertici RAI. Pera e Casini hanno concordato sull'esigenza di tutelare la RAI come principale azienda culturale del Paese e di garantire il necessario pluralismo. Un nuovo incontro, forse decisivo, già in questa settimana, annuncia Casini, che si dichiara intanto molto soddisfatto. Un passo in avanti dopo la tormentata vicenda delle dimissioni di Baldassarre e Albertoni, i vertici politici a ripetizione, le ipotesi sulle nomine circolate senza sosta. Oggi per l'accordo hanno scelto un luogo segreto lontano dai rispettivi palazzi. Spero solo, dichiara D'Alema, che non si facciano pasticci, che non prevalgano alchimie all'interno della maggioranza. Il centrosinistra non presti una foglia di fico alla lottizzazione, chiede il verde Pecoraro Scanio. Ci consulteremo e decideremo, dice Rutelli. Un presidente di opposizione fa giustizia di mesi
mesi di polemiche, puntualizza per AN Landolfi. La soluzione prospettata è interessante per Bondi di Forza Italia e Bossi insiste per Rete 2 a Milano. In mattinata i giornalisti RAI insieme alla Federazione Nazionale della Stampa hanno dato vita ad una manifestazione per richiamare l'attenzione sulla crisi attraversata dal servizio pubblico. In serata è arrivata dall'opposizione una prima risposta all'ipotesi formulata da Pera e Casini sul nuovo CDA della RAI. Non possiamo dare nomi, ha detto il diestino Luciano Violante, altrimenti questo legittimerebbe la maggioranza a proporre i suoi quattro candidati. Ci consulteremo e valuteremo. Questo è stato il commento di Francesco Rutelli. Fare diagnosi al telefono può essere fatale ed è assolutamente da evitare, soprattutto in casi gravi. Lo ha sentenziato la Cassazione, confermando la condanna di tre primari bolognesi. Sentiamo Bruno Gambacorta. Il caso esaminato dalla Cassazione risale al 1996. La drammatica vicenda di un parto cesareo al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Nessun problema per i due gemelli, un susseguirsi di emorragie invece per la madre, che morì dopo un mese di ricoveri e accertamenti inutili. Nella sentenza i giudici censurano due comportamenti adottati dai medici bolognesi. Da un lato i consulti telefonici, dall'altro la tendenza a limitare gli accertamenti diagnostici per motivi economici e organizzativi. Non certo un fatto eccezionale, anzi una prassi in ospedali e ambulatori. Ma la Cassazione dice che soprattutto di fronte a casi complessi che non si risolvono con le normali terapie, bisogna visitare il paziente e non limitarsi a dare consigli al telefono. Inoltre, anche in presenza di una politica aziendale che tende ovunque al risparmio, se esistono dubbi diagnostici, occorre andare avanti con gli accertamenti. Nel caso in esame, solo all'ultimo si capì che le emorragie erano causate da una forma di emofilia, che si sarebbe potuta affrontare se fosse stata individuata per tempo. Ministri dell'Ambiente europei riuniti a Bruxelles per fare il punto sugli alimenti geneticamente modificati, ma si è parlato anche di coste, di mare pulito. Sentiamo Piero Badaloni. 130 milioni di ettari, un terzo del territorio, tanto è lo spazio occupato dalle foreste in tutta l'Unione. Un patrimonio da salvaguardare, dice la Commissione europea, per combattere meglio l'inquinamento dell'aria. E Bruxelles lancia un progetto per monitorare le zone boschive. A partire dal 2003, per 6 anni, saranno tenute sotto stretto controllo da una task force di scienziati che utilizzeranno un sistema comune di raccolta e di aggiornamento dei dati. 52 milioni di euro il costo dell'operazione. Le foreste, dice la responsabile europea all'ambiente, la svedese Wallström, svolgono un ruolo essenziale nel contrastare la presenza di gas serra nell'atmosfera. D'accordo tutti e 15 ministri dell'ambiente dell'Unione che hanno dato il via libera al progetto. L'Italia chiede anche più incentivi per contrastare gli incendi, una piaga purtroppo per i nostri boschi, e condivide l'intenzione di rafforzare gli standard sulla qualità delle acque di balneazione, come propone sempre la Commissione europea, per tutelare meglio i bagnanti. Ci saranno anche altri paesi che hanno una perimetrazione maggiore dell'Italia. L'Inghilterra è un'isola, come è noto, però non usa tutto per la balneazione come facciamo noi. Quindi un atteggiamento rigoroso per l'Italia è una garanzia. Sono 5.000 le stazioni di campionamento lungo le nostre coste. Matteoli chiede una maggiore uniformità nei criteri di valutazione in tutta Europa per non penalizzare le spiagge italiane e più informazione al pubblico sui rischi che si corrono in caso di contaminazione. La Commissione ha assicurato la massima collaborazione. Sempre in sede europea si dibatte se inserire un riferimento ai valori religiosi nella nuova carta costituzionale dell'Unione. Intanto a Parigi l'UNESCO organizza un convegno sulle radici religiose del vecchio continente. Sentiamo il corrispondente Claudio Pagliari. Può l'Europa ignorare le radici cristiane, o meglio giudaico-cristiane, che per tanti secoli l'hanno nutrita? Interrogativo d'attualità, la Convenzione europea, l'organismo che deve disegnare la futura architettura dell'Unione, è divisa sull'argomento. A Parigi, nella sede dell'UNESCO, René Raymond dell'Accademia francese e Monsignor Walter Brandmüller, presidente del Consiglio Pontificio per le Scienze Storiche, hanno dato il loro contributo al dibattito, nella convinzione che sarebbe un errore dimenticare quanto il cristianesimo ha segnato la storia dell'Europa. Un invito al realismo. Quello che si chiede non è un privilegio, ma è riconoscere il dato sociale che c'è. Ci sono realtà religiose, cristiane no, presenti in Europa. Diciamo, siate realisti, date a loro una dignità giuridica per il contributo che le singole religioni possono dare alla edificazione dell'Europa.
La proposta, come si sa, è di Umberto Bossi, consentire alla Romagna attraverso un referendum di separarsi dall'Emilia. È favorevole anche l'UDC. Sentiamo Luciano Ghelfi. La proposta è di Umberto Bossi, inserire nella riforma del titolo quinto della Costituzione la possibilità per i romagnoli di decidere con un referendum se costituirsi in una regione autonoma dall'Emilia. I numeri ci sarebbero: 1 milione di abitanti, le province di Rimini, Forlì, Ravenna e alcuni comuni bolognesi e pesaresi. Dura la replica della giunta regionale di centrosinistra contro quella che viene definita una forzatura della Costituzione che affida ai comuni interessati l'iniziativa per costituire una nuova regione. E un ex presidente come Bersani parla di idea assurda. Io non sono preoccupato per l'Emilia e la Romagna, per il referendum sulla Romagna, assolutamente. Sono preoccupato perché con i problemi che abbiamo, col federalismo incombente, si lanciano parole d'ordine di ulteriore sminuzzamento del nostro assetto regionale. Frena il ministro delle regioni, La Loggia. Una secessione, dice, si giustificherebbe solo se ne venissero servizi più efficienti a minor costo. Ma sul principio che a decidere debbano essere le popolazioni interessate, Bossi assicura che c'è già il CDAN e oggi arriva anche quello dell'UDC. Ma io ne faccio una questione di democrazia. Noi come UDC non diciamo di essere favorevoli o contrari alla Romagna, diciamo che è giusto consentire ai romagnoli di votare e stabilire loro con il loro voto, con il loro consenso, il loro futuro. La politica si fa con i se e con i ma, perché deve essere in grado di prevedere il futuro in quanto si tratta di un esercizio di responsabilità e non dell'esibizione di convinzioni inossidabili. Lo ha detto Massimo D'Alema parlando oggi all'Assemblea Nazionale dell'Associazione Futura, dove è intervenuto anche Giuliano Amato. L'identità della sinistra, ha detto il presidente del DS, non sono i diritti ma il cambiamento della società, e ha aggiunto: una sinistra di conservazione perde la sua ragione sociale. Ed oggi è stata un'altra giornata negativa in borsa per la Fiat, che perde il 4,22%, ma da Ginevra, dove sono stati presentati i nuovi modelli della casa torinese, il neo consigliere di amministrazione Luca Cordero di Montezemolo si dice fiducioso per il futuro dell'auto in Italia. Sentiamo Maria Leitner. È una partita importante quella che sta giocando Fiat al Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra, dove la casa torinese propone 4 modelli che arriveranno sul mercato entro il 2003, più uno studio di sport utility a trazione integrale per Alfa Romeo. Si chiama Jingo, l'auto per la città, 4 posti con cambio manuale o automatico e 3 tipi di allestimenti. Idea invece è il nome della monovolume di taglia medio-piccola disegnata da Giugiaro e destinata alla fascia di mercato europeo che più è cresciuta negli ultimi anni. Qualche problema, andiamo avanti, parliamo di Sanremo, una maratona estenuante, la prima serata del 53esimo Festival della Canzone Italiana a Sanremo, e per noi l'ha seguita Roberto Valentini, sentiamo. Facciamoci, sì. Ragazzi, bacio Pippo Baudo. 3, 2, 1. Passano le canzoni, passano i cantanti, ma questo bacio tra Luciana Littizzetto e Pippo Baudo resterà negli annali del Festival di Sanremo. E lo sberleffo e una certa scioltezza nel linguaggio hanno permesso alla comica torinese di ravvivare l'atmosfera paludata del festival. Non ti somiglierà, amore mio. E le canzoni? Buone in generale. 10 big, 8 giovani. Molto attesa era Iva Zanicchi con il suo sorprendente Fossi un tango. L'affascinante ex Aquila di Ligonchio è stata tra le più applaudite, anche grazie alla ritmica trascinante del tango. Anche Anna Ox ha lasciato il segno con la sua intensa e inquietante Cambierò. Alex Britti invece ha dato sfogo alle sue capacità musicali accompagnandosi come al solito con la chitarra con 7000 caffè, un motivo divertente e orecchiabile. Infine gli ospiti stranieri, Peter Gabriel, l'ex leader dei Genesis, si è esibito sospeso a mezz'aria dentro una bolla gigante di plexiglass che fa parte della scenografia del suo tour. È un evento, anche questo, mai visto in un festival di canzoni.
Ecco, a proposito di originalità, questa prima serata parte la caccia, le somiglianze dei brani in gara, con motivi che pensiamo di aver già ascoltato in passato. Sul nostro sito, che ve lo ricordo, www.tg2.rai.it, potete segnalare quelle canzoni presentate questa sera che appunto credete possano assomigliare a qualcun'altra. E nemmeno a dirlo, nel napoletano erano già pronti migliaia di CD per registrare le nuove canzoni di Sanremo. Questo è un mercato clandestino bloccato, però in tempo dalla finanza sentiamo Maria Laura Massa. La centrale madre era a Castelvolturno, nel Casertano. C'erano apparecchiature per la copia di CD e DVD in grado di sfornare, grazie ad una linea di 80 masterizzatori collegati ad internet, la bellezza di 350 pezzi all'ora. Tutto era pronto per inondare il mercato con le canzoni fresche fresche del Festival di Sanremo, un'organizzazione con una capillare rete distributiva estesa in tutta Italia che era riuscita a fare della pirateria intellettuale un'attività imprenditoriale dai fatturati miliardari. Gli uomini della Guardia di Finanza ci stavano lavorando già da un paio di mesi proprio in vista del festival e se i 70.000 tra CD e DVD falsi trovati in un deposito di Gianturco alla periferia di Napoli sono già un numero impressionante, lo è ancora di più la somma dei pezzi sequestrati in questi primi due mesi dell'anno, quasi 500.000. Abbastanza da indurre il generale della Guardia di Finanza, Francesco Saverio Polella, a lanciare l'allarme. Negli ultimi due anni il personale dell'industria discografica si è ridotto del 30%, gli investimenti del 25% e il 20% dei negozi specializzati ha chiuso. In compenso, tra il 2001 e il 2002, il numero di CD sequestrati è aumentato del 200%, ma forse i CD costano troppo. Allora, comincia Sanremo, finisce il Carnevale, oggi martedì grasso ultimo giorno, nonostante gli eventi interni e internazionali invitino alla moderazione, oggi si è pensato a come trascorrere questa festa, sentiamo Adriano Conte. La notte è lunga, Carnevale si sa, ogni scherzo vale, popolo di goliardici affrettatevi perché il tempo dei baccanali carnascialeschi sta per scadere. A Venezia una tela di ragno rende più misteriosa e intrigante l'atmosfera lagunare. Ad Ivrea se ne sono tirate tante, ma veramente tante di arance, 4.000 quintali. Il bollettino dei bersagliati sfiora quota 200. Nel Ferrarese a 100, cori da stadio con VIP mescolati tra la folla. A Viareggio, sfilata di carri che non risparmiano cappottini e caricature a nessuno. Un rapido salto in Sicilia dove il carnevale di Adrano avrà l'onore di essere l'unico italiano a sfilare nel Sambodromo di Rio de Janeiro. E sempre nel catanese ricordiamo anche la tradizione carnascialesca di Mister Bianco. E restando nell'isola, maschere e coriandoli anche ad Acireale. Chiudiamo con il carnevale che si celebra a San Giuliano di Puglia con l'augurio che si dimentichino almeno per un istante i drammatici momenti vissuti con il terremoto. Allora, ospite questa sera nello studio del TG2 è la censura, o meglio un libro sulla censura, il libro si chiama Proibitissimo, censori e censurati della radio televisione italiana, l'autore è qui con noi in studio, Menico Caroli, buonasera Caroli, dunque è un libro abbastanza, cioè le pretese sono tante, spiegare in quante pagine? In 300 pagine, la storia della censura in TV che è iniziata immagino il primo giorno di programmazione. Probabilmente ci sarebbe voluto di più pagine, bisogno di più pagine per spiegare la storia della censura, perché storia della radio, storia della televisione è parallelamente anche storia di quello che non si è potuto vedere, dire o fare in radio e in televisione, quindi probabilmente è una storia molto più lunga di quella che ho potuto raccontare in questo volume. Senta, quanto ci siamo perso? Tutte le cose tagliate, rinunce un dato dei primi anni 50 relativo proprio alle produzioni di inchieste telegiornali dimostrava che quasi il 50% veniva scartato molto spesso per motivi di opportunità politica oppure per causa di vera e propria censura. Ora c'è stato un momento in cui immagino la censura è diventata un po' meno dura. Esiste una collocazione temporale, un anno, un periodo? Se vogliamo individuarlo con un anno potremmo richiamare il 1975, che è stato l'anno di entrata in vigore della riforma RAI, quindi si respirava un'aria decisamente nuova rispetto al passato, per cui un atteggiamento decisamente contrario a quello che era avvenuto negli anni precedenti. Poi con la fine degli anni 70, il ritorno al terrorismo, c'è stato una sorta di chiusura nuova nei confronti dei contenuti, per cui una sorta di ritorno alla censura degli anni d'oro. Senta, c'è Sanremo,
La censura anche su Sanremo si è abbattuta? La censura si è abbattuta spesso su Sanremo, anche se in casi non molto rari, perché in genere i testi venivano presentati preventivamente. Il caso più eclatante avvenne nel 71, quando 4 marzo 1943 si intitolava originariamente Gesù Bambino e fu censurato per motivi principalmente religiosi e perché la Madonna veniva paragonata ad una donna di strada. Nel 72 addirittura la canzone vincitrice di Nicola Di Bari fu censurata in due passaggi, fu cassata la parola amante e la protagonista da 13 anni divenne improvvisamente più vecchia di 3 anni. Ma gli artisti tutti questi interventi come li accettavano? Non tutti stavano al gioco. Il caso più eclatante fu quello di Dario Fo e Franca Rame, che costituirono che hanno costituito un unicum forse nella storia della televisione, perché abbandonarono una puntata che veniva una puntata di Canzonissima veniva trasmessa in diretta e fu la prima volta che accadde nella storia della televisione. La televisione aveva appena 10 anni. Vittime illustri, ha citato Dario Fo, ma come non dimenticare Tognazzi, Vianello e chi altri? Principalmente Delia Scala, che fu protagonista di un famosissimo episodio di censura a Canzonissima 59, ricordato da uno storico direttore della RAI, Ettore Bernabé, che fu protagonista in prima persona e che ha ricordato più volte nelle interviste questo episodio clamoroso. Allora, nella prefazione curata da Aldo Grasso si legge: cara vecchia censura, così visibile ed esplicita da mettersi in ridicolo da sola. C'è un caso in cui si è messa in ridicolo? Sì, perché spesso, soprattutto negli anni 50, i censori erano come degli automi e molto spesso cancellavano, cassavano testi innocenti creando effetti. Un esempio rapido? L'esempio rapido è quello di un testo di Walter Chiari, dove lui doveva dire: questo è il figlio che ho avuto dalla mia amante. Fu cassata la parola amante e fu sostituita con la parola sorella, quindi l'effetto immagino fu l'effetto ancora peggiore. Grazie Domenico Caro, ricordiamo Proibitissimo, censore e censurati della Radio Televisione Italiana, edito da Garzanti. Grazie ancora. Grazie a e a tutti voi l'appuntamento per il prossimo TG domani mattina alle 10. Buonanotte. Buonasera. Buonasera e benvenuti a Meteo 2. Sulle nostre regioni, soprattutto quelle centrali e settentrionali, il tempo è stabile e soleggiato. Per quel che riguarda invece il meridione, un po' più di nubi residuali della perturbazione che ci ha interessato nella giornata di ieri. Vediamo sulle immagini da satellite, infatti, che durante la sequenza troviamo il territorio centrale e settentrionale della penisola che va via via liberandosi dalla copertura nuvolosa, mentre sul meridione persiste ancora qualche addensamento, comunque in fase di graduale attenuazione. Andiamo a vedere come evolverà questa situazione per la giornata di domani, cominciando dalle regioni settentrionali. Sostanzialmente tempo stabile, quindi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con nebbia in banchi occasionalmente anche persistente sulla pianura padana. La ventilazione settentrionale che tenderà a diminuire di intensità nel corso della giornata. Andiamo sulle regioni centrali e troviamo ancora una situazione di tempo sostanzialmente stabile, soprattutto sul versante tirrenico e sulla Sardegna. Qualche nube in più sul litorale adriatico, ma nessun problema relativo alla fenomenologia. Ancora venti settentrionali che tendono a diminuire di intensità. Vediamo sulle regioni meridionali, dove abbiamo anticipato che ci potrà essere qualche addensamento in più sul versante adriatico, infatti troviamo un'alternanza di schiarite ed annuvolamenti che interesseranno anche il settore ionico e la Sicilia orientale. Per il resto, basso versante tirrenico, Sicilia occidentale con cieli sgombri da nubi. Vento settentrionale abbastanza blando, moto ondoso dei mari un po' più sostenuto sui bacini meridionali. Per quel che riguarda le temperature, sostanzialmente saranno inizialmente stazionarie nella giornata di oggi e poi in aumento nella giornata di domani per il soleggiamento che aumenta. Grazie per la cortese attenzione, arrivederci. Meteo 2 con la partecipazione di Pasta di Bello.
siamo tutti sullo stesso carro. Quello dei Monatti. Esatto, quello dei Monatti. No, quello dei Monatti. Ah, no. No, quello del ruggito del coniglio. Ah. Ma guarda che carro meraviglioso. Ma è bellissimo. Ma tutto per noi. Radio cronaca del corso mascherato del grande carnevale di Viareggio. Martedì 4 marzo, ore 17. Radio 2. Ma dove si svolge? Dove si svolge? A Viareggio, farlo qua. Ah, Viareggio. Ah, okay. Chiamo, dai. L'ultima edizione dei telegiornali e giornali radio della RAI è su internet. Notizie, approfondimenti, esclusive, meteo e TG regionali. Da vedere, da ascoltare, da leggere. RaiNet News, l'informazione RAI nel tuo computer. Sempre.